nella storia l'autoritratto ha sempre mostrato l'artista solo, davanti al mondo, ma senza una corrispondenza con il mondo. Io invece nello specchio ho visto che c'è il mondo. È lo spettatore, quello che viene per vedere la mostra, entra nel quadro e per la prima volta lo spettatore si vede dentro l'opera. L'autoritratto mio diventa l'autoritratto del mondo. Quando io ho cominciato a lavorare nell'arte, ho cominciato pensando, ma insomma questa libertà, cosa ne faccio io? Più sono libero, più sono responsabile. Adesso io voglio lavorare per mettere insieme libertà e responsabilità. Arte Povera è stata una attività di artisti che sono staccati dall'idea di un'arte consumistica. La parola povero vuol dire non senza soldi, senza quattrini, ma vuol dire essenziale. L'arte povera non è minimale, è radicale. Il primo paradiso era quello di quando gli esseri umani erano totalmente integrati nella natura. Diciamo lo stato preumano. Con il morso della mela siamo usciti dal primo paradiso e siamo entrati pian piano nel paradiso artificiale, che è il secondo paradiso. Il grande progetto del terzo paradiso, che poi scientificamente l'ho definito con il teorema della trinamica, la dinamica del numero 3, per cui 1 e 1 fa 3, che unisce tutte le condizioni, tutti gli elementi per creare sempre un nuovo elemento. Noi abbiamo messo Kratos, popolo, praxis, che vuol dire pratica. Quindi abbiamo creato la parola demo pratica, detto di potere, come potere verticale, nel poter fare. Ogni volta che viene affrontato anche solo il disegno del terzo paradiso, che viene fatto ormai in migliaia e migliaia di posti nel mondo, sono sempre tutti diversi, sono ricreati e assolutamente, anzi direi creati su questa forma in maniera nuova.